Nel derby di Coppa Italia l'Ovidiana Sulmona supera di misura il Raiano grazie ad un gol nei primi minuti. Presenti al Cipriani diversi spettatori, costretti però a non poter seguire la gara dalla tribuna, che è stata chiusa per ragioni di sicurezza a seguito di un sopralluogo nella giornata di sabato, dove sono stati riscontrati problemi di staticità in attesa di verifica. A causa di questa situazione, lo stadio non può ospitare più di 100 persone. Biancorossi in campo con il 4-3-3 con Aquino sostenuto da De Vincentis e Pacella. Nei padroni di casa del tecnico Gianluca Casanova all'esordio in promozione gioca Luciano Luzzi come punta. Parte bene la squadra di Di Felice che al quarto sblocca il risultato, traversone dalla destra di Aquino per la testa di Coletti, palla respinta dalla traversa e dopo la ribattuta si inserisce De Vincentis che prevale rispetto a Nuri e Di Giandomenico realizzando il gol del vantaggio che aveva lasciato presagire una partita diversa rispetto a quella che è stata in realtà. I ritmi infatti calano e sino alla fine dei primi 45 minuti di gioco non accade proprio nulla di rilevante. Alla mezz'ora Di Felice è costretta ad un cambio, esce Del Gizzi per infortunio ed entra Di Cicco. Si vede il Raiano al 32esimo con un tiro di Zaccagnini respinto da Cattafesta e poi con una punizione di Giovanni Verrocchi. La risposta di Sulmonesi al 42esimo con una conclusione dalla distanza di Baci parata da Stivaletta. Tutto qui il primo tempo. Nella ripresa esce l'autore del gol De Vincentis per dare spazio a Zimei. Al primo tentativo insidioso di Pacella e qualche minuto dopo di Coletti, all'ottavo bel calcio di punizione di Giovanni Verrocchi, altrettanto bella l'opposizione di Lorenzo Cattafesta che devia in angolo. Al 23esimo Saponaro, entrato al posto di Luzzi, reclama un fallo in area di Lorenzetti. Il rigore l'attaccante raianese lo ottiene qualche minuto dopo quando per l'arbitro Sivili di Chieti commette il fallo Tosti con il difensore biancorosso che rimane incredulo. Alla battuta si porta Medoro ma si distingue Super Cattafesta che respinge sia la conclusione del numero 10 che quella successiva di Federico Verrocchi. Un doppio intervento che vale come un gol. L'ultimo sussulto del match è un tiro di Zimei al 92esimo terminato fuori. Finisce 1-0 per l'Ovidiana Sulmona.